World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. La nostra maratona va avanti, buona domenica ancora a tutti, buon World Radio Day, buona giornata mondiale della radio e sono contento di avere un altro ospite che aspettavo da tempo e non ho mai avuto il piacere di intervistare. Guardando sul web ho visto che non è che ci si conceda moltissimo, o mi sbaglio, sto parlando di Mario Fargetta di M2O e Radio DJ. Ciao Mario, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao. Bene, piacere di conoscerti innanzitutto e grazie per essere qui oggi in questa giornata mondiale della radio. Volevo partire subito da un incontro importante nella tua vita, molto importante credo, che non voglio dire l'anno, magari lo ricordi tu, l'incontro con Linus a Radio Superantenna a Monza. Ma me lo ricordi? D'altronde è la giornata della radio, quindi bisogna un attimo ricordare da dove è partito tutto. E ricordo che io iniziai a lavorare a Radio Superantenna a Monza e associavo il mio momento libero per andare a fare questo programma che credo andasse in onda dalle 6 alle 7, così finivo di lavorare perché io facevo il tappezziere. Ah, appena, dai, non lo sapevo. Che anno era, Mario? Stiamo parlando del 1986-85, sì, okay. 84, quel periodo lì, e correvo subito a Monza a fare il programma. La radio era in un momento dove stava per crescere, voleva crescere, e c'era anche Danny Stucchi, comunque, che ho visto poco fa. Sì. E mi ricordo che in quel periodo presero un nuovo direttore artistico che voleva dare una svolta alla radio, completandola con dei jingle, delle sigle, queste cose, un notiziario, perché comunque era una radio che andava così, a musica, senza avere un palinsesto. E tra tutte queste sistemazioni che voleva dare con jingle, notiziari, dei punti fissi durante la giornata, ha anche portato all'acquisto, nel senso, voglio dire, poi non so se lo pagavano, non l'ho mai saputo, di questo nuovo speaker che si chiamava Linus. Quindi Linus iniziò a lavorare per Radio Superantenna, ma non in presenza, realizzava dei nastri a casa sua, e poi li dava a qualche radio in giro per l'Italia. Sì, è una cosa che si usava moltissimo negli anni, esatto, 80, che ci hai ricordato, vedi? Questa, esatto, è una cosa che ha permesso a tanti speaker di trasmettere anche quasi in nazionale, facendo le famose cassette. Esatto, lui faceva questo nastro, perché una volta ovviamente si usavano le bobine, i nastri, e lo dava a parecchie radio, senza dire il nome della radio. Lui faceva un programma così anonimo, parlando solo del contenuto del programma, e quindi lì per Radio Superantenna credo che invece si spinse oltre e diceva addirittura il nome della radio. Ma sa di fatto che comunque ci siamo conosciuti. Ed è stata subito amicizia, perché lui bravo ragazzo, io bravo ragazzo, siamo stati subito simpatici. E soprattutto lui aveva saputo che io giocavo a pallone in categoria. E quindi lui ogni tanto faceva queste partite con i suoi amici, ma erano carenti di attaccanti. Ma pensa a te, vi ha unito anche il calcio, oltre alla passione per il calcio. E un giorno mi disse, vieni, cioè abbiamo una partita, vieni che ci dai una mano. E quella sera andai, non so quanti gol feci, abbiamo fatto 3 o 4 gol, la partita l'abbiamo vinta, mi richiamo ancora e quindi insomma diventammo sempre più amici. Poi lui ovviamente il suo passaggio a Radio Milano International fu immediato, perché da lì passò a 101. E io mi ricordo che in quel periodo continuai a dire, Linus, ma c'è un po' uno spazio per me, un po' perché io voglio fare anch'io questo lavoro di qua, di là, E lui, mi ricordo le parole che mi diceva, era, Mario, guarda che c'è crisi, tieniti quel lavoro che per il momento va bene. Cioè, quindi in Italia c'è sempre stata crisi. C'è sempre stata la crisi, questo lo dico io. Ma è vero, ma perché, guarda, mi associo a questa cosa. Molti ragazzi mi dicono, ma non si riesce a entrare in radio. Io gli dico, ragazzi, quando io ho iniziato nel 90, anche all'epoca non si riusciva a entrare in radio. E all'epoca nemmeno ti pagavano. Io personalmente ho fatto 10 anni gratis la radio, quindi figuriamoci, forse troppo. Però, ecco, la crisi, come mi confermi, delle radio, dell'entrata in radio, eccetera, e di poter trovare un lavoro in radio, c'è sempre stata. Perché era anche una crisi italiana del lavoro, no? Quindi lui mi diceva, tieniti buono quel lavoro lì, che adesso non è il momento. Stai lì tranquillo, non ti preoccupare. E quindi io me ne stavo lì tranquillo. Era difficile entrare in radio perché prima c'erano poche radio.
cioè non è che c'erano così tante radio come adesso, che magari adesso per assurdo potrebbe essere un po' più facile se hai un po' di esperienza. Prima, anche se non avevi esperienza, magari ti davano, ti insegnavano, avevano la pazienza di averti lì, magari solo perché eri un bravo ragazzo. Io comunque in ogni caso arrivavo da Radio Nord Milano 22, da Radio Super Antenna, e quindi arrivare a Radio DJ è stato, diciamo, il biglietto da visita c'era, anche perché garantiva Linus. Certo, per me. Quindi, nel senso, certo, che comunque mi aveva conosciuto, mi aveva detto, guarda che comunque avrà detto, guarda che lavora già in radio, comunque è un bravo ragazzo, prendiamolo. E alla fine così è stato. Ma se Linus non ti avesse chiamato per lavorare a Radio DJ, facciamo il gioco dei sé, avresti proseguito la carriera da calciatore? Mariolino? Ti chiamavano così, vero? Bravo, hai detto bene, Mariolino. La carriera da calciatore, credo che ero arrivato a un punto che era diventato troppo tardi, perché non ho avuto la fortuna che hanno adesso i ragazzi giovani, che ci sono procuratori nascosti dietro agli alberi, che appena vedono che sei un talento cercano di prenderti. Ma prima era veramente difficile. Mi ricordo un provino al Monza che feci solo perché il proprietario di Radio Super Antenna trasmetteva in diretta le partite del Monza e conosceva il presidente del Monza, e gli ha fatto talmente due palle così, dicendo prendi questo ragazzo, fai un provino, questo ha detto oh, mandamelo lì, e sono andato un giorno lì, feci 3 gol al portiere del Monza. E poi mi dissero, ma scusa, perché non torni domani? Io ho detto, ma io domani devo andare al lavoro, quindi così. Senti, invece il tuo rapporto con Albertino, che è molto stretto, ti capita di discuterci? Ti è mai capitato una bella litigata di quelle che si fanno anche tra amici? Ma sì, le litigate ci sono adesso meno di prima, però le litigate diciamo fanno un'amicizia forte, no? Quindi io, lui, poi comunque io in regia, lui allo speaker, gli errori sono all'ordine del giorno, nel senso che poi io ero abbastanza un funambolo della regia, lo sono tuttora, perché mi piace rischiare, mi piace al momento, mi viene in mente una cosa, la faccio, e diciamo che al 90% mi esce questa genialità, però c'è sempre un rischio, e il rischio è che fai una cagata in diretta. Certo. Quindi, quando succede questa volta va bene uno, va bene due, dopo un po' dice oh, e si iniziano le discussioni, capito? Qual è la qualità che deve avere un regista radiofonico forte come te? Quali sono le 2 o 3 qualità o la qualità principale per altri registi che ci ascoltano adesso, che sono appassionati del tuo lavoro? Io non credo che adesso il regista abbia tutta questa libertà di agire in diretta come agivo io, perché adesso è molto abbastanza schematica la radio, cioè soprattutto i programmi, e non credo ci siano programmi così, insomma... In sostanza non credo che ci sia uno speaker dall'altra parte come Albertino, che è uno molto bravo nella tecnica. Io ho individuato questo con lui, perché sentivo che parlava sempre a tempo con i dischi, sempre a tempo. Quindi quando mi hanno detto fai regia ad Albertino, io che ero uno che andava a tempo, sognavo di fargli entrare la musica a tempo, i jingle a tempo, tutte queste cose a tempo, e lui rimaneva sorpreso da questa cosa. E quindi... io avevo la libertà di agire come volevo, perché comunque in quel momento stavo facendo una cosa figa. E in questo momento non so quanti programmi ci siano in onda dove il regista si può permettere di mandare un qualcosa di esterno, no? Magari da una instant replay o da un campionatore una volta. Quindi manca ecco, ultima, ecco, c'è la campanella, tra un po' lo anticipiamo, abbiamo Giuseppe Cruciani che arriverà subito dopo di te e che già io credo, scusami se interrompo, che il regista adesso in questo momento debba essere il più preciso possibile, cioè sempre concentrato a fare quello che deve fare. Grazie Mario, grazie mille per i consigli e per questa chiacchierata. Oggi è una giornata piena di ospiti, quindi dobbiamo andare straveloci, ma ti chiedo già da adesso l'appuntamento per un'altra intervista un po' più approfondita, con calma, tra di noi, perché so che hai tanto da dire e molti ragazzi vogliono sentire cose e consigli dette da Mario Fargetta. Va bene, grazie. Volentieri quando volete, e salutami Cruciani. Mettiamolo in onda Cruciani, così te lo faccio salutare al volo. Dai, salutalo. Ciao Giuseppe! Ciao Mario! Ciao Giuseppe! Ciao! Allora, ciao Mario, ti saluto. Guarda che ti ascolto tutte le sere, Giuseppe. Le sere. Lo so che sei un fedelissimo. Esco dalla radio alle 7 dopo la diretta e mi sento. Ciao Mario. Ciao Mario. World Radio Day, il più grande evento radiofonico online.